belli e divertenti cui ci sia capitato di assistere negli ultimi mesi, il glorioso Circolo Canottieri Napoli, nel settore del club dedicato al triathlon, ha organizzato una 2 giorni dedicata a gare rank su distanze sprint inserite nel calendario della Federazione Italiana Triathlon. Il trofeo Italy Village, dal nome della straordinaria struttura alla serra che ha ospitato il parco partenti e i percorsi di gara. Sabato è stato il giorno del triathlon, 750 metri a nuoto nello specchio di mare antistante il villaggio, con il lucchese Mario Fimiani transitato al cambio bici con 3 secondi di vantaggio su Carmine Rozza e 5 sull'altro canottieri Paolo Pettorusso. E invece Andrea Schiavino, il più veloce nei 20 km dei 4 giri in bici del circuito, interamente pianeggiante ma aperto al vento. Qui guadagna posizioni il norvegese Tommy Alexandersen, attardato nel nuoto ma dalla pedalata molto potente. Finisce la manche terzo, a 2 secondi da Roberto Fonseca dell'Hermes Campania, duello che si riproporrà in volata in un'altra disciplina. Solo ottavo Carmine Rozza, che limita i danni ma che poi riparte fortissimo negli ultimi 5 km a piedi interni all'Italy Village. La sua azione logora 1-1 gli avversari e l'ultimo ad arrendersi risulta Paolo Pettorusso, che finisce a 8 secondi. Chiude il podio e il favoloso tris canottieri Giovan Battista Pisano, mentre allo sprint per il 4° posto Fonseca alla spunta di un niente su Alexandersen. Ci tenevo a vincere in quanto ho vinto anche il triathlon dello scorso anno, allora ho detto una doppietta non farebbe male quest'anno. Ho provato a fare di tutto per restare avanti nel nuoto e in bici e a quanto pare ci sono riuscito con una relativa tranquillità. Poi di corsa c'è Paolo, il mio compagno di squadra, nonché secondo arrivato, è partito veramente forte, i primi 2 giri mi ha fatto soffrire. Poi ho detto, mo devo tenere duro, o lo stacco sul passo o sullo sprint mi mangia. E ho tenuto duro e piano piano mi sono preso distanza e ho vinto in solitaria. Non potevano mancare all'appello le ragazze del canottieri, dominatrici anche loro sul podio con Alice Capone, quindi Federica Saetta e Chiara Lombardi. Ma andiamo ad ascoltare Paolo Pettorusso e Tommy Alexandersen. Sì, ho provato fin dall'inizio ad andare avanti, però alla fine mi ha battuto. Diciamo che ha vinto di esperienza. Credo che l'ambientazione di questo evento sia molto bella. Mi piace il percorso, in particolare l'anello in bici, e penso di aver fatto un'ottima prestazione. Domenica mattina, dopo la benedizione di Fra Marcus, i 150 atleti si sono dati appuntamento per la rivincita nel duathlon sprint. Prima prova con i 5 km di corsa e l'inizio del testa a testa tra i ragazzi della Minerva Roma, tutti fortissimi e nel giro della nazionale, e quelli della Canottieri. Le gambe di Ciuti, De Palma, Fioravanti e Cattabriga girano ad altissima velocità e solo Carmine Rozza riesce a tenerli in vista, quinto a 10 secondi. Il napoletano sale però bene in bici, insediandosi stabilmente tra i romani. La prova di 20 km se la giudica Valerio Cattabriga proprio su Rozza, mentre problemi meccanici fanno perdere minuti preziosi a Marek Adam ed Enrico Schiavino. Gran finale nei 2,5 km a piedi, volata lunghissima e trionfo per Lorenzo Ciuti in 50 minuti 51 secondi.
Alla fine De Palma accuserà un ritardo complessivo di 20 secondi. Terzo Alessio Fioravanti, quarto Cattabriga e soltanto quinto Carmine Rozza, evaporato nel rush finale, che lo ha visto al traguardo transitare 17esimo. Gara, il primo 5.000 abbiamo controllato un po', stavamo il primo pezzo tutti insieme, poi ho aumentato un po' per sgranare un po' il gruppo, siamo rimasti con altri tre compagni di squadra e Carmine del Canottieri Napoli, siamo andati d'accordo in bicicletta, abbiamo preso un bel vantaggio e poi scesi dalla bici abbiamo corso l'ultimo 2.5 come stavamo. Io finisco la stagione qui e è stata una stagione ricca di soddisfazioni. Mondiali, europei, preso la medaglia d'oro agli europei a staffetta, preso la medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo a Pescara e niente, sono contento così e è giusto così insomma, 8.5, 9 sì, sono molto contento, al contrario dell'altro anno che è andata poco bene, c'ho avuto un infortunio, sono stato per un paio di mesi fermo durante l'inverno, invece quest'anno sono riuscito a fare tutta la preparazione nel modo giusto e È stato divertente quest'anno, sì. Oggi è una grande gara, soprattutto di squadra. Abbiamo collaborato fin dall'inizio. Comunque ci conosciamo perché ci alleniamo tutti insieme, quindi è stata una bella gara e soprattutto una vittoria di squadra. Abbiamo portato anche un altro ragazzo quarto, che era uno junior, quindi siamo soddisfatti del lavoro fatto tutti insieme. In campo femminile riesce il bis alla fortissima Alice Capone, che conclude in 58 primi, 36 secondi, davanti alle romane Ilaria Fioravanti e Alessandra Tamburri. Dopo il podio maschile, lasciamo pertanto la parola ad Alice e all'ingegner Mennillo, proprietario dello splendido Italy Village. La sono partita abbastanza attesa, perché comunque sapevo di essere tra le favorite e gestire la gara davanti è sempre un impegno, anche perché comunque oggi la gara era organizzata dai Canottieri Napoli e quindi speravano da me con una vittoria, quindi partire con un po' di tensione non è sempre l'ideale. Prima corsa abbastanza bene, poi insieme a Fioravanti, poi in bici abbiamo collaborato benissimo e poi in corsa vabbè, ce l'abbiamo giocata. La ringrazio per la scelta, voglio dire, della mia struttura. Innanzitutto ringrazio tutti quanti gli organizzatori perché voglio dire hanno fatto una cosa veramente splendida. Ringrazio sia per la location sia per Betomizia in sé, perché voglio dire è un luogo che comunque merita tanto. Se tutti, voglio dire, gli eventi volessero portare qualcuno in più qua verso Betomizia, secondo me sarebbe una cosa fatta bene sia per la Campania che per Betomizia. Lorenzo Ciuti! Eccolo qua, 50 minuti e 50, Lorenzo Ciuti! Grande Lorenzo! Grande, grandissimo, bravissimo!